Ben ritrovati gentili telespettatori nuovamente assieme per questo telegiornale di Padova e Rovigo di Prima Free. In apertura andiamo proprio a Padova, parliamo di una vicenda che aveva fatto scalpore, se non altro per come era accaduto il tutto, ovvero lo spaccio di droga. C'era una mamma coinvolta e non solo la stessa mamma, ma quella donna nascondeva la droga nel passeggino oltre che nel pannolino della sua figlia. Da lì appunto è arrivata la condanna di 5 anni a questa mamma spacciatrice. Sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. Per non dare nell'occhio, la droga era nascosta nel passeggino della figlia neonata. Evidentemente aveva ipotizzato che le forze dell'ordine ci avrebbero pensato due volte prima di mettersi a perquisire tra gli effetti del bebè, ma non è andata così. E anche Malina Tarus, 25enne romena, è stata condannata a 5 anni e 7 mesi di reclusione e 23.000 euro di multa dal collegio composto da Nicoletta Stefanuti, Elena Lanzarin e Laura Alcaro. Una pena che arriva in continuazione con quella del 16 gennaio scorso. Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Vico d'Arcere avevano portato alla scoperta di un terzetto dedito allo spaccio. Oltre alla donna difesa dall'avvocato Luca Motta, il marito e un amico, Hamdi Nahali, assistito dall'avvocato Leonardo Arnau, 31enne, e Haitham Awadi, pure lui difeso da Motta, 20enne, che sono stati ammessi a rito abbreviato il prossimo 10 gennaio. La Tarus era accusata in concorso con gli altri due imputati di aver detenuto e spacciato in diverse occasioni eroina, cocaina e hashish, rifornendo in modo continuativo 7 clienti, ricevendo per volta un compenso variabile tra i 20 e i 50 euro. Il pubblico ministero Benedetto Roberti le contestava di aver continuato l'attività di spaccio del marito dopo il suo arresto, sfruttando la presenza della figlia in tenera età e per l'appunto del passeggino, dove veniva occultato lo stupefacente. I fatti vengono contestati nel 2014 e nel 2015. Tra le prove in mano ai carabinieri, i tabulati telefonici che indicano le numerose telefonate tra i tre soggetti e i numerosi acquirenti. Sono gli stessi acquirenti ad inchiodare la loro responsabilità al terzetto. Sono loro a dire che la Tarus, spesso presente alle consegne di stupefacente assieme al marito, prendeva la droga dal passeggino dove era seduta la figlia, infante, per sviare i sospetti. È lei che risponde alle telefonate dei clienti e accompagna il compagno Nahali alle varie consegne. Quando raccoglie il testimone dal compagno finito in manette, rifornisce direttamente la clientela o, in un caso, accompagna gli acquirenti da altri spacciatori. Si torna a parlare di profughi e di problemi, a quanto pare, per l'arrivo di questi profughi. Ci sono infatti nuovi arrivi, ma anche nuove strutture, nuove tensioni in provincia di Padova. Cresce quindi questo nervosismo legato alla presenza dei profughi, richiedenti asilo e rifugiati. Il numero dei comitati e dei gruppi locali contrari all'ospitalità diffusa aumenta in modo direttamente proporzionale, a quanto pare, a quello degli arrivi. E in molti casi cresce la tensione che all'interno delle strutture di accoglienza appunto ci sono. E proprio l'altra sera si è verificata una rissa proprio all'area dell'ex villaggio della gioventù di Montagnana, dove sono ospitati circa un centinaio proprio di migranti. Un richiedente asilo nigeriano ubriaco ha litigato con due donne ospiti e ne è scaturito così un parapiglia che ha portato al ricovero in pronto soccorso a Madre Teresa nel presso ospedaliero di Schiavonia proprio le due malcapitate. Andiamo nell'Oriano, l'Ariano nel Polesine, parliamo invece qui di un maxi furto di pesce, si parla addirittura di merce per 100.000 euro ai danni della Regnoli. Pensate che sono stati rubati quasi 150 quintali di pesce nei bancali. Sentiamo il servizio. Polpi, gamberetti, pesce e seppie a quintali. Il ricco menù è la lista dei pregianti prodotti ittici che sono stati rubati a quintali nella notte tra sabato e domenica nello stabilimento di Ariano Polesine del gruppo Regnoli, storica azienda, regina del mercato, delle specialità gastronomiche a base di pesce, proprietaria del noto marchio Medusa, presente massicciamente nella grande distribuzione. Un furto di grosse dimensioni, con 90 bancali spariti con tutto il loro prezioso carico, che sembra pianificato nei minimi dettagli, non fosse altro per la deperibilità della refurtiva, per la quale è difficile immaginare una rivendita al dettaglio. Tutto sembra lasciar pensare, insomma, ad un furto su commissione, con la destinazione della merce già stabilita prima di passare all'azione. All'appello, da una prima ricognizione, risultavano mancare circa 150 quintali di prodotti, per un valore stimato di oltre 100.000 euro. Un colpo salato che, fra l'altro, fa il paio con uno già avvenuto lo scorso maggio. Tutto è avvenuto all'alba di domenica. I malviventi hanno forzato il cancello e la porta d'ingresso del magazzino della grande azienda ittica, facendo
che sorge ad un passo dal Po di Goro, e sono riusciti a caricare tutto e a fuggire indisturbati, nonostante sia anche entrato in funzione l'impianto d'allarme. Quando una pattuglia del servizio di vigilanza è arrivata in via Mazzini, però, dei ladri nessuna traccia. Anche se per un carico così rilevante devono aver utilizzato un camion di non modeste dimensioni. Dei rilievi nello stabilimento si sono occupati i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di venire a capo di un furto fuori dal comune. E alcuni dettagli anomali sarebbero già stati annotati sul taccuino degli inquirenti. Ancora Maretta nella giunta Bitonci a Padova, e si parla appunto del centrodestra. Un regolamento agroprotezionista sancisce la spaccatura, infatti, tra Forza Italia e l'amministrazione guidata dal sindaco Bitonci. Per la prima volta gli azzurri hanno votato contro, infatti, un provvedimento della giunta proposto proprio dal vice sindaco dissidente Eleonora Mosco. Rottura che diventa plasticamente evidente dal risultato della votazione, ovvero 17 voti favorevoli, 12 contrari, 2 astenuti, ovvero il civico Silvia e il Movimento 5 Stelle Altavilla, e poi ci saranno due assenti, Dem Pirone e la Grillina Betto. In pratica 17 a 16 emerso proprio quest'estate, con la maggioranza appesa al solo voto del sindaco. Noi siamo un partito liberale, non possiamo votare una norma antimercato. La Lega fa legittimamente le sue battaglie, ma in una coalizione ci si confronta, hanno chiarito i due esponenti forzisti, Carlo Pasqualetto e Manuel Brianzale. Ora andiamo a Rovigo. C'è stata un'udienza, un'udienza che doveva poi portare anche a una sentenza che non è arrivata. Pensate che quella sentenza, pronta per essere appunto ribadita dallo stesso giudice, non è arrivata perché c'era un registratore rotto. Sentiamo il servizio. Un colpo di scena inaspettato nel processo che vedeva Gianni Magnan, ex segretario del PCI-PDS e poi presidente di Eurobic, condannato per il crack di quest'ultimo ente che gestiva fondi pubblici alle imprese, accusato di resistenza pubblica ufficiale per una vicenda che risale indietro nel tempo e che si sarebbe dovuta concludere con una sentenza. La prescrizione incalza e scatterà già ad agosto, visto che tutto è avvenuto il 16 gennaio 2010, quando Magnan, con la sua Chrysler, dopo aver attraversato l'incrocio tra Viale Regina Margherita, Viale della Pace e Viale Dante, meglio noto come l'incrocio da Romano, dove ora sorge una rotatoria, fu fermato da due vigili che gli contestavano di essere passato con il semaforo rosso, scatenando la sua ira. Ora quel semaforo non esiste più, segno di quanto tempo sia passato. Ma le foto, prodotte in aula, hanno aiutato a ricostruire la dinamica della vicenda. Viale Regina Margherita, dalla quale proveniva Magnan, era a tre corsie, due delle quali con una lanterna semaforica in bella evidenza e una terza, quella più a sinistra, con il segnale di precedenza, motivo per cui lo stesso Magnan riteneva di non aver infranto alcun divieto svoltando a sinistra. «Non capite nulla, io vi denuncio per abuso d'ufficio», sarebbe la frase epurata dalle volgarità pronunciata all'indirizzo dei vigili e dal vicecommissario, chiamato in supporto visto l'aggressione verbale in corso. I tre sono sfilati come testimoni e anche Magnan, che due anni fa ha scritto anche una lettera di scuse, ha reso la sua deposizione. «Ho sbagliato», ha ammesso, «perché ero sicuro delle mie ragioni, ma ho esagerato nei toni». Dopo la requisitoria del PM Luciano Losito, che ha chiesto una condanna a 6 mesi, e la ringa della difesa affidata all'avvocato Marco Vassallo, che ha chiesto la soluzione spiegando come annunciare una denuncia pur con toni alterati non possa essere considerata né una violenza né una minaccia e quindi non vi sarebbe stata resistenza. Il giudice Valentina Verducci si è ritirata per deliberare la sentenza, ma quando è tornata in aula, ecco la sorpresa. Per un disguido tecnico è saltata la registrazione dell'audio dell'udienza, necessaria per la trascrizione stenografica. Un fatto increscioso, non era mai successo nulla di simile, ha sottolineato il giudice, che non ha potuto far altro che disporre una nuova udienza per il 14 dicembre, identica a quella appena tenuta, per risentire tutti i testimoni, mentre Magnan, che il 19 novembre finirà di scontare l'ultimo residuo di pena della condanna per il citato crack Eurobic, se la rideva sotto i baffi. Rimaniamo nell'area di Rovigo, all'hotel Lori di Ficarolo arriveranno una 15ina di profughi, resta però alto il numero di richiedenti asilo a Borgo Fiorito. I sindaci si sono riuniti con il prefetto, le forze dell'ordine a Palazzo Ceglio, non hanno però sciolto le riserve, l'indirizzo ormai però è chiaro, si va verso l'accoglienza diffusa, con sollievo da parte di Enrico Caterino, numero uno del Palazzo di Governo di Rovigo, che finalmente riesce a dialogare con i sindaci polesani. Non è necessario, ha spiegato, che gli appartamenti siano di proprietà comunale, che gli appartamenti siano di proprietà comunale per mettere in pratica l'accoglienza diffusa. Quello che è fondamentale è che i primi cittadini ci suggeriscano delle soluzioni che sanno non essere
essere impattanti. Noi non siamo così radicati nel territorio come loro, per questo la collaborazione dei sindaci è fondamentale, ha detto. E intanto si muovono anche i primi passi in questo senso. Il primo cittadino infatti di San Martino di Venezia, Vinicio Piasentini, ha proposto l'ex scuola proprio per l'accoglienza. Ne ho parlato con la mia maggioranza, ha spiegato, siamo d'accordo. La struttura sarà quindi ora messa al vaglio della prefettura. E poi c'è anche Papozze che si è detta favorevole, altri paesi poi come Crespino hanno lamentato invece già una presenza massiccia di altre etnie come i Rom, che sconsiglierebbe quindi a loro avviso l'arrivo di altri stranieri. Tono polemico invece quello del sindaco del capoluogo, Massimo Bergamin, per la prima volta che rappresenta il tavolo di sicurezza e l'ordine pubblico sul tema dei profughi. Mi hanno detto che i profughi a Rovigo sono 218, voglio sapere chi sono e dove si trovano esattamente, io devo rispondere ai miei cittadini, ha ribadito il sindaco Bergamin, è falso, continua a dire che sono razzisti. Voglio solo che ci sia differenza tra chi ha veramente bisogno, come i rifugiati e i clandestini. Noi intanto ci fermiamo per quanto riguarda l'informazione della cronaca, ma andiamo subito a scoprire come saranno le condizioni meteo per le prossime ore. Un caro saluto a tutti gli affezionati a ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 9 novembre 2016. Temporali sulle coste toscane, sarde e tirreniche meridionali, maestrale su tutti i mari. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord il cielo sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, nevicate in Val d'Aosta anche a bassa quota. Spostiamoci al centro, arrivano temporali sulle coste settentrionali della Toscana e occidentali della Sardegna. Altrove il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso ma con piogge in arrivo su Marche e Umbria. Spostiamoci infine al sud, temporali sparsi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, altrove tempo più asciutto e anche soleggiato. Come saranno invece i venti? Saranno di maestrale su gran parte dei bacini. Concludiamo come di consueto con le temperature previste per questa giornata del 9 novembre. Le minime risultano essere in ulteriore diminuzione, sotto zero al nord-ovest, di pochi gradi sopra lo zero sul resto del nord e del centro, fino a 15 gradi al sud. Di giorno prevediamo 5-13 gradi al nord, 10-15 gradi al centro e non più di 18 gradi al sud. Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da essere sempre informati sulle nostre news. Arrivederci! Grazie davvero dunque ai colleghi del meteo.it, vi ringrazio anche a voi per averci scelto e seguito, continuate dunque a seguirci nel digitale terrestre, vi ricordo anche per i telespettatori del Friuli Venezia Giulia che dal questo weekend si dovrà iniziare ad reimpostare appunto i vostri canali, quindi a risintonizzare i vostri canali così come è già stato fatto e si dovrà comunque completare proprio in queste prossime ore anche nel Veneto, così come è già stato fatto in Emilia Romagna e in Lombardia. Allora, grazie ovviamente ai telespettatori di Prima Fibra per averci scelti, continuate a restare con noi, buon proseguimento con i programmi della nostra rete e a risentirci.